Pietro? Ci siamo? Ok, allora, siamo nel paddock, nel Team Space con Enrico Polinato, Buona di Stefano, Claudio Figeri. Allora, loro sono un po' di categorie, credo, miste, che vanno dalla Senior B, Anzianotti, ovvero Senior C, Senior B, il nostro carico, responsabile, Junior B. Allora, piccola domanda, un po' per tutti, rispondete a ruota. Prime due prove, come sono andate, Enrico? Ah, le prime due prove sono andate bene, immagino. Con ogni ho vinto e a Samuro ho fatto secondo. Ok, i tuoi diretti rivali, sei inquadrati? Sì, Cappagni e Scottini. Cappagni e Scottini, diretti rivali, per quanto riguarda Molinari? Bene, sono mai arrivato così avanti. Sei mai arrivato così avanti? Posizioni, cioè, in generale? Classifica generale? 4. Quante classifica generale? Claudio Frigeri, ma io sono un po' più, sono il signor B, logicamente un po' più alto in classifica, visto il mio fisico non proprio da fantino, però è importante partecipare a divertirsi, vale. Comunque ho le mie belle soddisfazioni. Poi abbiamo il meccanico responsabile, anche lui, e abbiamo il nostro piccolo Cristian, categoria mi hai detto Junior B, tu come ti muovi? Come... Ma non è importante, l'importante comunque è esserci, lo faremo sempre. Però una domanda su tutto, oggi c'è una cosa, domani c'è gara bagnata, giusto? Sul bagnato come ci comportiamo? Chi è più abile? Io, mi sento io sono avvantaggiato, come doppio per tutti, ma non a terra, perché se no non andiamo più. Allora, con loro ci spento, seguite anche loro con il Super Team Super Team Space. Allora vogliamo in bocca al lupo, soprattutto noi diciamo a bombazza, a bombazza. Allora, questa che vedete in linea è la chicane di innesto dopo il rettilineo. Il traguardo si fa in pieno, chi ha manico, chi ha fegato, è fatta questa chicane dopo il rettilineo di arrivo in pieno. Andiamo ad analizzarlo un attimino. Praticamente il pezzo che vedete voi c'è un destra, un sinistra e via si va largo e ci si mette alla staccatona in fondo dove c'è una, chiamiamola, parabolica ad ingresso che permette a sinistra, che ci permette poi di rientrare all'interno del circuito ed affrontare le due chicane molto veloci. Allora, apertura gas, qui è un pezzo comunque dove i piloti, quello che esce più a cannone di tutti, può benissimo sfruttare il rettilineo che segue per poter effettuare dei sorpassi. Ricordiamo che Ripa Persico non è una pista velocissima, è molto tecnica, però questo rettilineo invita parecchio i piloti ad aprire e chiudere veramente in fondo alla curva molto stretti. È qui che ci si gioca un po' i sorpassi e ci si gioca anche la gara. Un misto all'interno, abbiamo due chicane, poi una terza curva a destra, veramente impegnativa, dove comunque i trenini si formeranno sicuramente, poi la parte che va verso la zona del pubblico, la zona dei paddock, la zona dei paddock è fatto da dentro e fuori, una continua S dentro e fuori che ci permette di vedere sicuramente tanta bagarre tra i piloti. Cosa dire a tutti quanti? Sicuramente un in bocca al lupo da parte mia, crepi anche il lupo, noi ci vediamo domani mattina alle ore 7.45 per le iscrizioni, seguiteci poi sul sito internet, sul VLB, nonché su Facebook, per la rassegna stampa Scacco Matto che da oggi in questa frangente va in onda live, qui dal circuito di Ripa Persico. A tutti quanti i piloti il VLB augura un in bocca al lupo e una buona gara. A fine giornata il podio sancirà il vincitore. Ciao ragazzi! Allora, siamo? Ok, rubrica Scacco Matto con un po' di musica di sotto.
sottofondo che Renato Zero fa sempre bene. Abbiamo Vito Bezzecchi e Marco Bezzecchi. L'abbiamo visto l'ultimo turno un po' in difficoltà con la moto, però hanno visto un grande campione perché a Salmura ha dimostrato di andare forte. Ma oggi lo spazio lo dedichiamo a loro, a chi lavora sulle moto dei più piccoli, e sicuramente chiediamo un giudizio globale a Marco. Come si trova Marco su sta pista? Già lo guarda. Insomma, ti piace la pista? Così così, via. Sul bagnato come vai? Abbastanza bene. Ok. Ragazzo esigente con la moto? Molto. Molto esigente. Esigentissimo. Però quando vai in moto comunque sono dei riferimenti che dà papà importante per sistemarsi la moto. Allora, noi era solo così per dare spazio un po' a tutti. Lo vediamo domani nella Open A, sicuramente i tuoi rivali sono sempre dei cavisti, sono sempre gli stessi. Vi ho seguito anche a Casaluce, anche più chi meno, sappiamo che comunque andate tutti in forti. Ti auguro un bocca al lupo per domani e crepi e, come si dice, a bombasta. Comunque grazie Vito e grazie a Marco, che anche loro danno uno spettacolo comunque sempre costante. Ciao ragazzi! Dopo che l'abbiamo fatto tanto vedere a Gunther, Che buona, che buona. Allora, il padre dello Space Team si va a consumare quello che abbiamo visto in foto, giusto? Giusto. Ok, un salame lungo? 1,65 m. 1,65 m. Dedicato al Dossi. Dedicato al Dossi, ovviamente qua gli amici come sempre si streccano. Ce ne sono tanti, quando c'è da mangiare, quando c'è da mangiare, ci sono tutti, a parte questo, scherzi. Grazie allo Spacing Team, e c'è anche dietro il direttore di corsa che mangia. Fortuna. E via. Allora, buonasera a tutti, sabato 12 maggio, siamo qui nel team della CEP. Come vedete loro corrono tutti con delle DM, tutti della stessa colore, identifica il numero di gara. Ci sono due Open B e due Senior B. Grande! B. Allora presentiamoli, si presentano loro. Valla Stefano Open B. Sabadini Andrea Open B. Le posso aiutare? Senior B Ricco Fausto. Diverti sempre servi, Open B, ha detto la tua. Ok, allora chiediamo, giornata fosa oggi calda, la pista calda, torna. Chi è più veloce dei quattro? Lui. Valla. Ricco. Più ha vinto il telaio. Più a sei punti sono io, Ricco Fausto. E lui che ha vinto il telaio della Stamas, guardatelo bene in faccia, è lui. Oh, bastardo. Ricchio. Comunque, percorso diverso, domani qualcuno dice che forse c'è acqua. Il migliore sull'acqua c'era il gran limoncello, però tiro del giallo. Il pilota migliore sull'acqua è il ragazzo Sabatino. Sempre lui? Di 77 anni di età. Allora, aspettiamo anche loro nella gara qua, mascherano le loro vere prestazioni in pista. È chiaro, non bisogna far scoprire le carte. Sicuramente giornata che sarà l'insegna forse dell'acqua e del bagnato. Ringraziamo i piloti. Seguite anche loro nella rubrica Scacco Matto e a seguire Bandiera Scacchi lunedì, martedì prossimo su tutte le reti. Dov'è David? Rai 1. Vai. Allora, per la rubrica Scacco Matto siamo qua con Gianni Pluda, direttore di corsa. Giornata bagnata sicuramente, un'estate da un vento tremendo. Ma noi chiediamo un po' le condizioni della pista, siamo qua in pista, stiamo verificando eventuali buche, pozze, tutto quello che ci potrebbe essere. Com'è la condizione della pista? A un primo sguardo, se smette di piovere, la pista è agibile, non c'è nessun problema, c'è solo una pozza in un angolo, adesso cercheremo di pulirla, il resto penso che si possa fare. Io ai miei tempi correvo con le piste così, averle così belle pulite. Ok, allora, la pista seppurché bagnata e anche se non ancora ufficializzato la gara bagnata sicuramente lo sarà,
aspettiamo tutti i piloti in pista qui, oggi in quel di Ripa Persico, per la terza prova del VLB FMI 2012 Tour. Un grazie a Gianni che comunque è sempre di prezioso aiuto per quanto riguarda tutte le notizie tecniche che riguardano la corsa. Grazie Gianni. Ciao.